La consapevolezza che l'Aquila sia il quinto centro storico d'Italia per presenza di beni tutelati è forse arrivata soltanto con il terremoto del 6 aprile 2009. Una grande città d'arte con un grande centro storico e 60 frazioni, immenso il patrimonio danneggiato, in alcuni casi perso per sempre. Intorno alla città un enorme cratere sismico con un prezioso patrimonio diffuso di chiese, santuari, fontane, castelli, torri, mura e siti archeologici colpiti dalla distruzione. Oltre 2000 beni dichiarati di interesse culturale tra l'Aquila e il suo cratere sismico. Per questo ricostruire il patrimonio culturale del capoluogo di regione vuol dire ricostruire l'intera città. Oggi nella sede del segretariato MIBAC il bilancio di un lavoro ancora molto lontano dall'essere concluso in una città sicuramente diversa dal com'era prima del 6 aprile 2009. Il numero dei progetti approvati, il numero dei fondi erogati, il numero dei ritrovamenti archeologici piuttosto che il numero delle movimentazioni di opere d'arte, il numero di beni riaperti, ma anche il numero per esempio dei recuperi dei beni trafugati piuttosto che dei rientri delle opere. Adesso noi siamo alle prese per esempio con il tema di riportare le opere nei luoghi da dove sono state portate via per motivi di sicurezza. E ci sono anche altri numeri che misurano il valore di questo decennale, di questi 10 anni, che è per esempio l'attenzione nazionale e internazionale che le attività di restauro hanno mosso. Ci sono convenzioni con università, c'è l'attenzione di master, scuole di specializzazione italiane e straniere, convegni, accordi di ricerca scientifica, c'è tutta un'attività che è difficile da comunicare giorno per giorno, che però oggi vorremmo provare a raccontare, che guarda molto anche al domani. Il primo monumento restituito alla città colpita dal sisma del 2009 fu la Fontana delle 99 Cannelle. Poi, via via, altri monumenti sono tornati alla luce, pur fra mille difficoltà e intoppi burocratici, come la chiesa di Santa Maria del Suffragio o la basilica di Santa Maria di Collemaggio. Ma i monumenti e le chiese che mancano all'appello sono ancora tanti, ad esempio il Duomo di San Massimo, la chiesa di San Marco e Santa Maria Paganica. Diciamo che siamo a metà, abbiamo fatto metà del percorso, un percorso lungo, difficile e complesso, un lavoro straordinario credo sia stato fatto da tutto il personale del Ministero dei Beni Culturali, il lavoro però che ci aspetta è altrettanto straordinario. Per quanto riguarda il Duomo, noi abbiamo pensato a un primo lotto di 18 milioni di euro, abbiamo presentato a Roma già questa proposta per poter coprire la parte attualmente scoperta del coro del Duomo. Parte delle risorse destinate originariamente al Duomo, in circa 7 milioni e mezzo, saranno invece destinate a Santa Maria Paganica, anche perché lì vogliamo cercare di dare un segnale anche alla città di ripresa di lavori che, come sapete, da tanti anni sono sospesi.